25 docenti e artisti di fama internazionale, 160 allievi provenienti da tutto il mondo, 37 eventi tra concerti, mostre, conferenze e concorsi, a Lucca e dintorni, fino ad arrivare a Firenze. Ecco i numeri dell'edizione 2019 di Virtuoso e Bel Canto, il festival di musica da camera che si svolgerà a Lucca dal 16 al 28 luglio. Il programma, presentato al Teatro del Giglio, si articola in due sezioni tematiche: Romantica Lucca, che impegna i docenti delle masterclass, e I colori del talento, che comprende concorsi aperti al pubblico e concerti con protagonisti gli studenti delle masterclass. Evento clou dell'edizione 2019 del festival è la presenza del leggendario Alfred Brendel, uno dei musicisti più importanti della storia della musica, con una lectio magistralis di musica da camera in programma domenica 21 luglio alle 21.30 a Real Collegio, che sarà impreziosita dall'esecuzione di quartetti d'archi di Beethoven e Schubert. Ma tutta la città per 12 giorni sarà pervasa dalla musica da camera. I luoghi del festival sono molteplici, principalmente i concerti si terranno fra Real Collegio, Chiesa dei Servi, Palazzo Fanner e San Romano, e la città intera sarà coinvolta, sarà invasa dal prossimo 15 luglio da 200 fra studenti da tutto il mondo, letteralmente, perché provengono da 38 paesi diversi del mondo, da 5 continenti, e da un gruppo nutrito di maestri importanti. Vi aspettiamo, seguiteci. All'interno degli spazi del Real Collegio ci saranno anche due mostre per raccontare l'arte come incontro tra musica, fotografia e pittura. Nella mostra fotografica Music is the Key, in esposizione una selezione di scatti di Peter Adamick, fotografo ufficiale del festival. Nella collettiva di pittura Variazioni, gli artisti in mostra hanno interpretato il loro modo di sentire e vivere la musica classica.